Salve a tutti ragazzi e benvenuti alla parte numero 25 della nostra guida Pokémon Nero. Sono sempre io, mio nome è Andrea e continuiamo da dove abbiamo lasciato. Allora, nella prossima parte avremo la nostra penultima medaglia, ovvero una medaglia stalattite. Una medaglia stalattite. In questa parte esploreremo cioè, la torre Dragospira e arriveremo in giro e batteremo tutti gli allenatori. Allora, cominciamo col prendere il nostro Pokémon che conosce Surf, ovvero Pampar. Io che faccio Vermanitar. Ottimo. Usciamo. E ci possiamo dirigere verso la torre della Costiera. Qua che belle, qui ci si dirige anche lei. Con noi, quindi vedete che qua non c'era proprio quando si è apparso, perché avete un plasma con un capo balestre appena passato di qui, di quasi qua si può usare Surf, no, siamo Surf, e da questa parte c'è un allenatore e un oggetto. Allora, il primo allenatore è un Vanish, un Vanish con il mio Embor. Ovviamente siamo la KO. Io anche fuori dalla parte ho allenato tutta la mia squadra fino al livello 45, anche Fracture, adesso faccio vedere, sto cambiando, sto tenendo Fracture perché ha bisogno di allenamento. Fracture, Galvandula, mentre allenavo ho imparato Drago Pulsar, molto forte, gastroacido. Drago Pulsar, vuol dire quando caccia molto, segno raggio, però un altro Drago Pulsar, e quando caccia poco, con un Drago Pulsar quando va KO. Qua troviamo uno Sousback tipo autunno, questo Sousback è l'evoluzione di Dirling, cambia sempre a seconda delle stagioni. Possiamo riusare Surf. Qua non c'è nulla. E possiamo tornare con Magma Selvaticon, il Basculin. Possiamo tornare alla torre della Costira. Io comando prima. Fracture. Che credo che nella prossima o tra due o tre parti credo che si evolverà. Qua. Molto strano. Qua noi appena saliamo le scale sentiamo un rumore e crediamo che stia succedendo qualcosa in cima alla torre. Qua arriverà Comur, è già arrivato Comur. Qua troviamo un Golett. Qua noi abbiamo superato le palline che abbiamo acquisito nella scorsa parte, ricordate, ne abbiamo comprati 10 e noi li usiamo. Qua non si può andare. Passiamo di qui. Qui o si usa forza oppure qua abbiamo un'equipazione. O si usa forza o si può salire da questa parte. Vedete? Poi abbiamo anche una pompastella. E possiamo continuare. Qua uno dei trambolini. Qua, una pietra brillo utilissima per evolvere una determinata specie di Pokémon. E qua sbaglio di nuovo. Bisogna andare all'ultimo. Ottimo. E possiamo salire. E possiamo dirigere. Che credo che questo sia l'ultimo piano, ma credo. No, non è. Qua precipitiamo. Qua dice che è tutto a posto, noi possiamo continuare ad andare a battere gli altri allenatori. Questo è un Watchung, come Fraxwell
uso un drago pulsar e quindi purtroppo il papà molto forte, specialmente la conclusione finale che è una bestia. Quindi abbiamo le prime due o tre parti, ma credo che già nella prossima parte credo che proverà, speriamo. Con l'Ipers, livello 34, sono 45, sono 11 livelli di differenza. Con il drago pulsar dovrei prendere KO, invece non va, però faccio più della metà. Però col secondo drago pulsar faccio strage. Bene, qua caccia molto, quindi devo ricaricarmi. Sempre con gli acquisti che abbiamo fatto la volta scorsa, quindi siamo ben pronti per queste eventuali questi imprevisti. Saliamo, da questa c'è il recluta. Ah, sempre un Bodevan, uno splacchi, scusate, un drago pulsar. E va quasi KO. Adesso con la generazione, questa insidia. La generazione va KO. Ottimo, quasi livello 46. L'altro recluta. Qua viene un tempo di recluta. Ha due Pokémon, li perdo. Uso un drago pulsar, mi attacca Lita. Dove si è più della metà. Infatti, così uso un drago artiglio, dovrei mandarlo KO. Infatti è così. Per pochissimo livello 45, 46, scusate. Qua non posso usare di nuovo drago artiglio, però uso lui c'ha bruciapelo, Sendenno, uso drago pulsar, lui c'ha garanzia. E con una vaccinazione usa garanzia adesso con 9. Scusa, hai ragione, è Ding, che serve al livello 46. Ottimo. Io uso due sperpressioni e una pozione. Ottimo. Possiamo continuare. Bene, credo che questa sia l'ultima, credo. Se non erro, questo credo che sia l'ultimo. Altri Pokémon, ovvero Watchung, il primo è Watchung, livello 32, io uso un Drago Pulsar, testa con 1, uso falso finale, qua ho sbagliato, io uso la tirazione, voglio fare fan stragi, strappi. Tracchi, scusate, ma poi mi confondo. La gelatina vuol dire quando caccia e con la gelatina va KO. Sono da Crocolo qua, difficile. Voglio provare ad usare falso finale, provo. Da caccia una cacata. Uso la gelatina e va KO. Ottimo. Qua c'è un oggetto. Dente di drago. Dente di drago, se non sbaglio, potenzia le mosse di tipo drago. Infatti, uso una super pozione. E due pozioni. Ottimo, possiamo salire. Quello che considero il piano finale. No, non mi ricordo. Qua possiamo andare, una specie di labirinto, qua c'è l'oggetto, poi due stella, andiamo qui, qui, sì, perfetto, mezzo stella, aggiungo quindi oggetti utili. Non va da qui, non di qui, ah, è di qui, fatto. Qua c'è l'oggetto, un revitalizzante e qua c'è l'entrata. Qua, senti, avvicinamo sempre di più, è tutto in fiamme, si sente qualcuno di vedere la torre.
qua troviamo un Elixir Max e qua troviamo Giano. Giano è uno degli altri sette saggi, qualche plasma ci cerchio e li dovremmo battere uno a uno. Bene, cominciamo. Demo Watchung, Luxor, io uso una laterazione. Si va Iperzanna, Ugro Guatigli e Papapao. Sono Crocoloc, lacerazione e un'altra lacerazione, Papapao. Bene, uno è fatto. Secondo. Ah, un Pokémon, un Crocoroc. Qua voglio prendere subito subito, un Drago Pulsar. L'ultimo è Bacatao. Abbiamo vinto. Il terzo. Non sbaglio a due Pokémon. Era un Crabbish. Volatilizzazione. E fango sberla. Con due lacerazioni Bacatao. Liquid, voglio provare a essere Drago Attigli. Con un Drago Attigli lo mando a Papao. Adesso l'ultimo allenatore. Ha un Pokémon con un Watchung. Uno Drago Attigli. E va Papao. Per pochissimo livello 47. Dice che siamo troppo forti, ci lascia passare, infatti. Qua possiamo andare dove c'è N e dove c'è il suo Pokémon, ovvero Zekrom. Qua la grafica va a valere al 100%, qui lascio. Vedete, Zekrom, questo è il Pokémon che catturerà N. Io credo che lo vogliamo fermare, anche perché vedete un errore, e solo Reshiram può tenere testa a Zekrom. Finché trova Reshiram, dopo potrei venire, ovvero Reshiram si trova nella Chiarolita. Poi arriverà Komor Silvestro, di chi era quel tizio che rispondiamo che era N. E così ce ne andiamo. Dice che Gasparo non crede ai suoi occhi, Pokémon di tipo drago è risvegliato al cospetto del capo del tipo galassia, ovvero N. E prima di sparire ha detto a noi di trovare l'altro Pokémon leggendario che si trova nella Chiarolita, ovvero Reshiram. Adesso arriva Nardo, il campione. Dice, non è tutto, è il cavo di un plasma che è del Zekrom e anche lei cerca il Reshiram. Qua parlo di Reshiram e di Zekrom. Dice che dobbiamo trovare trovare la Chiarolite. Anche perché ci vogliamo al castello sepolcro. Vi ricordate dove è il castello sepolcro? È nel deserto della Quiete, vi ricordate? Dovremmo andare lì. Bene, qua danno tutto affondamento al castello sepolcro. Bene, il canardo è come Romano, dice di andare pure bella, dice che trova sul percorso numero 4. Prima di tutto curiamo la squadra, dopo utilizziamo loro. Anzi, prima dobbiamo prendere anche il nostro Pokémon. Qua, Fracture non è salito per 410 PS. Qua ci ritiriamo.
Vediamo dal monitor. Ottimo, adesso possiamo volare. Possiamo volare a Scirocco. Ottimo, adesso andiamo verso sud. Possiamo andare a bicicletta, non è più faticoso. Qua serve una motile per l'Andy, ma noi ne abbiamo 9. Qua prima nel castello si può trovare un'antica che vanno a passare e credete che c'era molta sabbia, però adesso ci fa passare. Bene, la parte è finita, nella prossima parte esploreremo tutto il castello sepolcro e andremo in giacca della Chiarolite. La parte finita, votate i commenti, iscrivetevi, ciao, alla prossima, la mia è Andrea, ciao!